Ragazzi, vi ricordo, qualora vi facesse piacere, di iscrivervi al canale. È un clic gratis, accanto al nome del canale c'è scritto iscriviti, e di attivare la campanellina, se vi fa piacere. Altrimenti, come dico sempre, non ci sono problemi, parliamo lo stesso. Qui è accesso libero a tutti, l'Inter di tutti gli interisti e nessuno, per come la vedo io, dovrebbe pagare per scambiare due chiacchiere sull'Inter, soprattutto su YouTube, con tutto rispetto per chi si fa pagare. Per qualcuno è rispetto, qualche altro non lo rispetto, anzi, quelli ormai si sono affezionati, perché può succedere, no? Ci sono anche questi rapporti, diciamo così, definiti tossici, anche su YouTube. Sono abbonato da tanto tempo, mi ha fatto fare una foto con un giocatore. Allora, fategli ripetizione di inglese e di geografia, invece pagategli le ripetizioni, visto che poi alla fine qualcuno pensa anche che qualche personaggio rappresenti l'Inter. Pagategli le ripetizioni di geografia, di inglese, e soprattutto fategli anche un corso di primo approccio verso il genere femminile. Qui la concludo. Tornando al suo compare, voi pensate come è messo? È ridotto a usare questa gentaglia qua, che ora addirittura si sono messi a parlare anche di finanza. Quella capra che compra gli iscritti, che inganna i tifosi dell'Inter, che non si accetta, non accetta di non piacere. Su YouTube parlo, io non parlo della sua vita privata, anche se a me me l'ha toccata la vita privata, quell'energumeno. Siccome non si accetta, continua a comprare iscritti. A 6.000 ti facciamo la festa noi, poi arriverai a 6.000 iscritti come noi. Noi avremo 1.000 persone in live, te ne avrai 20, noi faremo 7-8.000 visual a video e te ne farai 100-300, anche perché hai postato addirittura della tua super live un estratto, 300 visual. Il primo video che feci io su YouTube, 380 visual. Pensa se un canale da 5.000 iscritti comprati, ovviamente, può avere 300 visual, 400, 1.000 quando ti va bene. Hai provato anche ogni presidente, ma dove vuoi andare? Non piaci. Te, sei come quell'altro, non siete buoni su YouTube. Parla di risotti, parla di lasagne, ora ti sei buttato anche in finanza, sei ridicolo. Siccome noi non permettiamo più a nessuno di sporcare il nostro lavoro, fatto a costo zero da certi personaggi viscidi e schifosi, prima di parlare della Champions dell'Inter, della partita di ieri, a queste capre, soprattutto a quella capra, vai a guardare la pasta, ti si sta scuocendo, capra! Il pegno sulle azioni dell'Inter, capra! Messo da OCM, dalla Glass Trust, comprende anche le quote di Lion Rock, capra! Ah! Compliments, diglielo al tuo padrone. Compliments, ah, capra! Ci sono anche quelle di Lion Rock a pegno, capra! Che giocatore! Ma se Zang non paga, non rientra 340, poi si vede che legge perché gliel'hanno scritto, non sa. Si è messo anche a parlare di finanza! Oddio! Oddio! Il pegno è sul 99,6% delle azioni dell'Inter, non solo sulla maggioranza. Capra! Diglielo al tuo padrone, capra! Si escute il pegno su tutto il pacchetto azionario, capra! Vai a guardare il risotto! Vai a girare il sugo e non rompere i coglioni! Cosa ti vuoi mettere ora? Ti vuoi mettere al pari di Effenberg, dell'avvocato Michele, di Alessandro, a pari di chi ti vuoi mettere ora? Te e il tuo padrone, capre! Vediamola qui. Qualcuno mi dice, ma cosa gli rispondi? Fa, lo vedi come è messo il ragazzo? Non me ne frega nulla, deve imparare la lezione. È una capra! Vai a girare il risotto e non rompere i coglioni. Continua a comprare gli iscritti. A 6.000 ti facciamo la festa, non ti preoccupare. Ti facciamo noi. 7up ha già il video pronto per quando avrai 6.000 iscritti e 200 visual. Non ti preoccupare. Intanto ci passerai tra 20 giorni. Ora ne compra 10 per volta, poi 20, poi 30. Comunque, lasciamo stare questo cialtrone da 4 soldi. Ho visto la partita del Milan. Che gente c'è su YouTube? Come il paggetto di corte, quell'altro lì. Paggetto di corte, quando gli scappava a qualcuno,
tipo perpetua. Quando io scappavo da fare la pipì, il paggetto di corte andava lì con un vasino, io, tieni, fai la pipì, c'è anche il paggetto di corte, c'è. Ma di cosa vuoi ragionare? Dove vuoi andare con il cinese? Dove ora? Vuoi vincere la Champions? È possibile! Vincere la Champions? Non è possibile, te lo dico io. Però, te l'ho detto 2 giorni fa, dammi il Milan, non me ne frega nulla, ragazzi, dovete rispettare la mia idea, io rispetto la vostra. Io ti ho detto, dammi il Milan, l'ho vista la partita ieri. L'ho vista. Facile incontrare il Napoli senza attacco, vero? Ma quello poi rompe la bandierina, ma il cartellino, ragazzi, ma dove siamo arrivati? Quello spacca la bandierina come fece Cassano in una partita che all'altro lo buttano fuori, venne ammonito. L'ammonizione a Moscio Vileda, dove l'avete messa? Oh, dov'è il cartellino per Moscio Vileda? Quella è ammonizione tutta la vita, ma di cosa state ragionando? Facile incontrare il Napoli senza attacco. Vediamo il ritorno con Osimhen, perché è una partita aperta a 360 gradi quella lì. Soprattutto nei primi minuti, il Napoli poteva segnare tranquillamente. Gli manca un attaccante, Spalletti è un allenatore che ha fatto pochissimo turnover, ma Spalletti ha fatto poco turnover. Ieri gioca senza attacco. L'unico attaccante che ha Spalletti è Raspadori, e tra l'altro Raspadori veniva anche da un infortunio importante, quindi ha dovuto giocare con il falso 9, diciamo, no? Come ha fatto per un periodo alla Roma, solo che non c'ha Totti Spalletti. C'ha 2 mezzepunte, molto bravi, c'ha Elmas, c'ha Giorgiano, ma non c'ha Totti. Ma nonostante tutto, il Napoli nei primi 20 minuti poteva segnare tranquillamente. Il Milan, il gioco del Milan si chiama Teao. No, il Te è quello lì che butta la roba nei forni a microonde. Teao, Teo Hernandez, Leao è contropiede. E questo è il gioco del Milan. Gioca solo esclusivamente in quella maniera lì. Basta. Gioca con le ripartenze, dove Leao sbaglia un gol già fatto in una ripartenza, e poi dopo alla fine, sempre su una ripartenza, ti fanno gol. Mentre il Napoli ha tante maniere di giocare. E poi al ritorno gli manca Kim e un centrocampista che, per come vedo il calcio io, a noi farebbe comodo, perché all'Inter manca fisicità al centrocampo. Anguissa, che tanta roba. Quindi gli manca Anguissa, Kim, ma dovrebbero recuperare il biondino davanti, Osimhen. Quindi, biondino ovviamente, perché c'ha il cosino giallo sopra, no? Che se no qui qualcuno comincia subito, l'ha chiamato il biondino, l'ha chiamato il cinese, è un... Lascia perdere il giapponese, mettilo da una parte lì. Lascialo prendere, mettilo lì e fagli prendere la polvere ai giapponesi. Tanto ormai è impicchiata, è finito. E quindi, se ci capita, qualora ci capitasse il Milan, io ragazzi ci credo perché, per come la vedo io, noi abbiamo tutte le armi per battere il Milan. Champions League, dove stamattina mi hanno fatto notare i ragazzi in chat, la Gazzetta riporta quello che io ho detto più volte nei video, le in Champions League. 12 giocatori che vanno via, che comunque si devono mettere in mostra, altri due che sono in scadenza contratto 2024, l'allenatore che ha già il licenziamento in tasca da 5-6 mesi, e voglio dire, tutti si devono mettere in mostra, lì trovano le motivazioni, ma in campionato non riescono a fare nulla, perché te lo dice anche quando te cambi le motivazioni, quando cambi lo stesso atteggiamento del corpo. Un esempio: guarda l'atteggiamento del corpo di Brozovic in campionato, dove fa il vigile, e guardalo in Champions League. Quando te sei positivo, sei sul pezzo, è più facile che ti arrivino cose positive, perché in Champions League fai un tiro e fai un gol, mentre in campionato fai 20 tiri e non riesci a fare gol. È molto semplice. Quindi io, te lo ripeto, voglio il Milan in semifinale. Non ho paura, per tanti di voi, rispetto, ma se succede ci buttano fuori. Io non ho paura, voglio il Milan in semifinale. A quel punto poi puoi trovare Real Madrid, Manchester City, lì sono di livelli molto molto più alti, però comunque possiamo dire di essere arrivati in finale. C'è il ritorno a Benfica, siamo d'accordo, siamo d'accordo, però siamo messi bene. Questo si può dire, che in Champions siamo messi bene. Tra l'altro, vi volevo dire che stasera alle 21:30 c'è una live con i ragazzi, quindi accorrete numerosi, è tutto gratis, non si paga il biglietto, non vi arrivano fatture a casa da pagare, non si vendono braccialetti come fa qualcuno, non c'è l'angolo delle pentole di baffo come a breve qualcuno sarà ridotto a fare. Qui è tutto gratis, libero accesso a tutti gli interisti. Stasera live
ore 21:30. Ragazzi, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Volete mettere un like, mettete un like, è tutto, accettiamo tutto, tanto è tutto gratis. Ciao, Inter.